Allora, è indubbio che negli ultimi anni c'è stato un grossissimo interesse da parte del mondo della consulenza per avvicinarsi al mondo degli imprenditori, che se ne dica fino a poco tempo fa i due mondi sono stati abbastanza distanti, da un lato l'investment banking e dall'altro il mondo della consulenza. E se guardiamo anche quello che è successo sul mercato, non è mai stato semplice per queste due entità parlarsi, questo vale sia per le grosse realtà internazionali ma anche per le grosse realtà italiane. Per iniziare a parlare la lingua dell'imprenditore, a mio avviso il consulente deve fare due cose. La prima, fare un lungo percorso educativo e formativo, dove la cosa migliore è avere l'opportunità, non è sempre semplice, di affrontare dei casi veri, dei casi concreti, e per fare questo bisogna entrare in un'ottica un po' diversa da quella del consulente classico che dice io faccio un'attività X e spero di raccogliere Y, ma ho bisogno di fare una lunghissima semina. E quindi ho notato che in alcuni casi il consulente non riesce a capire di quanto sia importante seminare magari per N anni e poi coglierne i frutti dopo 1, 2, 3 o addirittura in alcuni casi anche 4 anni. Quindi se uno lo vuole fare veramente deve informarsi e cambiare un po' ottica e spostarsi da un'idea di breve periodo a un'idea invece di più medio-lungo periodo. La seconda cosa fondamentale è che ci siano delle strutture di investment banking che siano veramente integrate col mondo del private banking. Noi abbiamo fatto il progetto Libera Impresa, dove abbiamo creato una società, Azimut Global Counseling, che opera all'interno della direzione commerciale e opera al servizio dei nostri consulenti. Quindi questo è un passaggio fondamentale, perché altrimenti c'è sempre un conflitto di fondo, dove in molti casi gli investment bank si sentono un po' di serie A e considerano un po' di serie B chi fa il mondo della consulenza finanziaria, e chi invece fa il consulente capisce poco questa lingua. Quindi il secondo aspetto è un tema più di natura organizzativa, bisogna che le società si attrezzino in questo modo. Quello che ho visto, al di là delle tante considerazioni, è quello che succede, che quindi normalmente ci sono un 5% di consulenti che iniziano questo percorso, che si appassionano, iniziano ad avere risultati concreti, iniziano a parlare con le aziende per le aziende e che quindi riescono a trasformare nella leva dell'investment banking una chiave per il successo futuro. Nell'altro 95% dei casi, passato un po' di tempo, scema questo interesse, perché le persone si accorgono che devono fare degli sforzi troppo alti rispetto a quello che sono i ritorni in termini di business.